signori, è il momento. Avete lasciato una marea di mi piace. Avete sommerso il video scorso con tantissimi commenti. E oggi, come promesso, siamo nell'ultima partita di campionato. Siamo costretti a vincere perché la Juventus, una macchina da guerra, può vincere il campionato. È in finale di Coppa Italia, è in finale di Champions League e vedremo tutto alla fine di questo video. Ma mi raccomando, non ci sarà solo questa partita, ma ci sarà una sorpresa finale. Adesso concentriamoci, dobbiamo vincere contro una squadra che ci ha sempre dato problemi, la Lazio. Ed eccola qui la formazione, costretti a giocare in trasferta quest'ultima partita. Si festeggerà a Roma? Non si sa, dobbiamo segnare un gol in più della Lazio. In porta c'è Tabanelli, Alexandro, Camporese e Raffaello affiancato a Mattiello. Raffaello è fuori forma, ma mi fido di lui. Al centrocampo Pauleta, Giuseppe Paolo e Marcos. In attacco Castillo, Tevez e Gabigol. I sostituti: Agazzi, Depay, Alastra, Xabi Rodriguez, Brotonier, Coman e Gabriel Jesus. Oggi si fa la storia, il Sassuolo può bloccare la corazzata bianconera e portare a casa il titolo di campione d'Italia. Occhio perché la Lazio in attacco è velocissima, cercherà moltissimi contropiedi. Siamo pronti ed è iniziata. Pauleta, il tocco a Giuseppe Paolo. Giuseppe Paolo tiene la sfera, cade un giocatore della Lazio. C'ha spazi, il passaggio è buono. Anche questo, attenzione, prova il tiro da lì. Pallone fuori. 3 minuti di gioco, ragazzi. Primo tiro in porta. Scuffè, va al rinvio. Il colpo di testa. Ed eccolo qui Castillo. Castillo fa una finta, la riesce a toccare a Pauleta. Eccolo qui Pauleta. Il tocco a Giuseppe Paolo. Finta di Giuseppe Paolo. Cade, ma è regolare il contrasto, ragazzi. E adesso la Lazio riparte. Attenzione, perché ci sarà davvero una battaglia incredibile in questa partita. La tocca Kishna. Kishna per Keita. Attenzione, è velocissimo questo giocatore. Il tocco, la chiusura, il pallone rimane lì. Cade da solo il giocatore della Lazio. Può ripartire Sassuolo, dobbiamo segnare. C'è Tevez che tiene il pallone. La tocca all'indietro a Raffaello. Raffaello cambia fascia. C'è Alexandro che stoppa abbastanza bene. Perde un po' di tempo ma riesce a tenerla bene. Il passaggio lì rischia un po' il Sassuolo. Comunque tiene palla al piede. Vediamo se riesce a costruire. Giuseppe Paolo, molto bene. Il tocco è buono. Anche questo, ragazzi, Tevez. La finta c'è. Vediamo cosa fa adesso. La riesce a toccare molto bene a Marcos. Marcos cerca l'inserimento di Alexandro. Lo trova Alexandro, la mette in mezzo. Attenzione a Tevez. Il colpo di testa non riuscito. Rigore, rigore, ragazzi. Rigore, fallo di mano. Sì, sì, ragazzi. Tevez contro Scuffet. Attenzione. Mamma mia, ancora Tevez, ragazzi. Ancora Tevez. Ancora Tevez. Ancora Tevez. Al quindicesimo, 1-0 Sassuolo in trasferta. Attualmente siamo campioni d'Italia. Sul rigore, il fallo di mano c'era. Abbassate quelle mani. Non si blocca così Tevez. 1-0, teniamolo adesso. Anzi, raddoppiamo. Il tocco è lungo, c'è Lukaku. L'intervento è buono? No, punizione. Ma dai, ma dai. Ma che fallo è? Punizione per la Lazio. Pallone in mezzo. Colpo di testa, palla fuori. Ottimo. Passaggio un po' rischioso. Ecco il capitano, ancora il capitano, ragazzi. Ancora il capitano. Alexandro salta l'avversario. Attenzione, è partito Alexandro. La tocca a Tevez. Tevez fa una finta, si gira. Tevez, no. L'occasione del 2-0 è chiudere il discorso qui fuori di un soffio. Mamma mia. Alexandro perde il pallone. Attenzione a Kishna.
Kishna, erroraccio di Alessandro. Kishna, prova ad andare, la mette in mezzo, vai Taba. Ok, la blocca Tabanelli, signori. Buttala fuori, buttala fuori. Non voglio rischiare. Attenzione a Tevez. Tevez ruba il pallone. Tevez fa una finta. Tevez prova ad andare. Cerca l'inserimento di qualcuno che non c'è. Giocava a memoria Tevez. Quindi vai Marcos, chiudilo. Attenzione. Marcalo, marcalo. Riesce a saltare l'avversario. Attenzione. Il tocco è buono, il tiro deviato. Rimane lì. Tabanelli. 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 Al 39esimo, ragazzi. Tabanelli al 39esimo. Che bomba. Ha parato Tabanelli. Benissimo, benissimo. La Lazio si è buttata in avanti. Adesso si soffrirà in una maniera incredibile, ma dobbiamo tenere. Il problema è che siamo ancora al primo tempo. Non voglio immaginare nel secondo. Attenzione a Gabi. Gabi gol, tiene la sfera. La tiene più che può. La riesce a toccare molto bene a Mattiello. Finisce il primo tempo. 1-0 per noi. Attualmente siamo i campioni d'Italia. Occhio perché la Juventus a fine primo tempo sta pareggiando contro il Cesena. Attenzione. Il secondo tempo è iniziato. Ultimi 45 minuti di fuoco per il Sassuolo, che deve tenere questo piccolo vantaggio firmato da Tevez su calcio di rigore. Attenzione alla Lazio. Attenzione, chiudilo. Tabanelli blocca. Mamma mia che sofferenza. Vai Taba, rinvia. Se ne va Gabi. Vediamo, cerca spazi. La tocca a Paoletta. Paoletta stoppa. La passa a Castillo. Castillo stoppa e tira. La para il portiere della Lazio. Questo è un grande portiere. Dobbiamo stare calmi. Non sbagliare. Si è rifatto male Raffaello. Mannaggia. E adesso ho paura di sostituire. Adesso ho paura di sostituire, ragazzi. Perché non voglio mettere Nick Depay. Ho paura. Raffaello è una cosa, Nick Depay è un'altra. Nick Depay è ancora acerbo come difensore. Non voglio rischiare. Dobbiamo tenere sto cacchio di possesso di palla. Ho paura, una paura assurda. In qualsiasi cosa faccio, perché un pareggio e la Juve vince, e con gli stessi punti i bianconeri vincono il campionato. E adesso dobbiamo fare qualche sostituzione. José Paulo è stanchissimo. Io direi di mettere Brotonier e mettere Paoletta come CC, centrocampista centrale puro. Poi mettiamo Gabriel Jesus a posto di Gabigol. Ultima sostituzione, vediamo un po' chi mettere. No, rimaniamo così, ragazzi. Rimaniamo così. Ma cacchio, cacchio, ha perso il pallone Marcos. Ok, c'è l'anticipo, butta fuori sta palla, ok, Marcos, si gira Marcos, il tocco, il passaggio, attenzione, il passaggio a Gabriel Jesus ha spazio, il tiro, deviata, rigore, ancora un fallo di mano, possiamo chiudere a 8 minuti dalla fine questa partita e decretarci campioni d'Italia, ma deve risegnare Tevez, due rigori, la difesa è davvero scomposta. È il momento. Tevez contro Scuffet. Tevez contro Scuffet. Tevez contro la para. La para Scuffet. Niente da fare, ragazzi, la potevamo chiudere. La potevamo chiudere ancora sul rigore. Questa volta il portierone della Lazio ha detto di no. Peccato. Peccato, ragazzi. E adesso bisogna soffrire ancora con... Oh mio Dio! Gabriel Jesus cosa ha fatto? È ancora Scuffè che va a fare questo intervento incredibile. Ok, Tevez tiene la sfera, Tevez la va a toccare per Paoletta. Siamo al 90esimo, ragazzi, siamo quasi campioni d'Italia con questo tiro. Che parata, tiro fuori, non ci credo. Meritiamo il 2-0, meritiamo il 2-0. Pallone fuori, Marcos non è mai stato preciso in vita sua. Brotonier per... Oh vai Castillo. Mamma mia ragazzi, che emozione. Che emozione. Il Sassuolo sta per diventare campione d'Italia. Attenzione, fischia. 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 Niente. Ancora non fischia, ragazzi. Ancora non fischia l'arbitro. Teniamo sta palla. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus tiene la sfera. Ok, la mette in mezzo. Dai, 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 dai. Fischia. 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 Il Sassuolo è campione d'Italia. Eccolo qui il capitano. Siamo partiti dalle basi, da un capitano
con esperienza, ovvero Alexandro. Quest'anno siamo partiti in maniera incredibile, sempre al primo posto per tutto l'arco della metà del campionato. Poi sono arrivati gli infortuni, abbiamo perso il primo posto, la Juventus si è fatta avanti e stavamo quasi per perdere il secondo posto perché si è infilato un Genoa incredibile che adesso comunque si ritrova in quarta posizione. Ed eccolo qui Sassuolo che dopo tanti sforzi e dopo tante vittorie ha stretto i denti in una maniera incredibile e si è portata a casa questa competizione. Lo squadrone, la macchina da guerra della Juventus è stata battuta! Il Sassuolo è campione d'Italia! Il Sassuolo è campione d'Italia! Ce l'abbiamo fatta, ragazzi! E adesso arriverà una sorpresa incredibile! Adesso arriverà una sorpresa incredibile! Godiamoci questi festeggiamenti perché Alexandro si è meritato davvero tanto, ma tanto, ma tanto di alzare questa coppa. Eccolo qui, Raffaello, nessuno lo conosceva. Brotonier, nessuno lo conosceva. Pauleta, mamma mia, José Paulo, Castillo, Gabriel Jesus, Tevez, che comunque è stato l'artefice di questo campionato, non è proprio da nascondere. Tevez ha trascinato il Sassuolo e si è portato a casa il titolo di campione d'Italia. Ed ecco qui la classifica finale. La Juventus era riuscita poi a vincere 3-1 contro il Cesena, ma noi siamo riusciti a tenere quel misero 1-0 contro la Lazio per portare a casa questo campionato italiano. Eccola qui la classifica finale: Sassuolo, Juventus e Milan in Champions League, Genoa e Roma quarta e quinta posizione, sesta posizione per la Lazio, settima Inter, poi c'è il Palermo, Fiorentina, Udinese, Empoli, Napoli in dodicesima posizione, tredicesima posizione Atalanta, quattordicesima per il Torino, poi c'è il Bologna, il Cagliari, l'Hellas Verona e vanno in Serie B Cesena, Avellino e Spezia. Adesso avanzeremo di qualche giornata per vedere la finale tra Juve e Milan e finale di Champions League tra Juve e Arsenal. Riuscirà la squadra bianconera a portare a casa almeno una competizione? Lo scopriamo subito. Incredibile, la Juve non riesce a vincere la Champions League. Perde 1-0 contro l'Arsenal, continua la maledizione Champions. Riuscirà a vincere adesso la Coppa Italia? La finale di Coppa Italia almeno se l'è portata a casa, 2-1 contro il Milan. E adesso ragazzi, prima di concludere, come vi ho anticipato, una sorpresa. Adesso vi farò vedere uno schema, ovvero la squadra titolare con le riserve e i giocatori che giocheranno in Coppa Italia. Ma sarete voi a formare il nuovo Sassuolo del triplete, o almeno in parte. Nello spazio commenti inserirò dei giocatori da acquistare. Spolliciate quale volete. Ovviamente uno per ruolo. Li scriverò io e sarete voi a mettere il pollice in su sul giocatore che volete. I commenti esterni non saranno valutati. Dovete scegliere un difensore centrale tra Emerick Laporte, giovane, Umtiti, che è giovane, Sergio Ramos, con esperienza, a basso costo, ma è vecchiotto, così come Benatia, vecchiotto con esperienza in campo internazionale, ma ci costerebbe davvero molto poco. Come terzino destro, invece, dovete scegliere, ovviamente scriverò sotto nei commenti acquisto terzino destro e metterò Bellerin, Darmian o Fabinho e sarete voi a mettere il like sul terzino destro che volete. Quindi sarete voi a formare il nuovo Sassuolo 2021-2022. Come centrocampista centrale dovete scegliere uno tra Paul Pogba o Rakitic.
vecchio, con esperienza internazionale ma a basso costo. Come attaccante o ala destra sapete che abbiamo Gabriel Jesus, quindi se scegliete l'attaccante Gabriel Jesus farà la riserva come ala destra, se scegliete un ala destra farà la riserva di Tevez come attaccante. Quindi Higuain, Alvaro Morata o Promise? Ovviamente ragazzi scegliete con intelligenza. Se volete ovviamente un Pogba e insieme a Morata sarà molto difficile da acquistare. Dovete puntare su un giocatore costoso e poi scegliere giocatori che costano un po' di meno. Esempio, se volete Pogba, il difensore, dovete scegliere uno tra Sergio Ramos e Benatia. Se no sarà molto difficile per me acquistare tutti questi giocatori super costosi. Ma un occhio lo avremo anche su Marcelo, Lionel Messi e Neymar. Ancora non rinnovano con le loro rispettive squadre e andranno via per far cassa Luca Marrone e Ramirez. Ovviamente oculati gli acquisti, ragazzi, oculati i voti, perché se vogliamo prendere un Messi che non rinnova con il Barcellona o un Neymar che non si trova bene in Inghilterra, dobbiamo tenere dei soldi per pagare gli stipendi a questi grandi giocatori. Ovviamente se arriva Messi o Neymar dobbiamo valutare la vendita di qualche altro alla destra o alla sinistra. Quindi ragazzi io penso di concludere qui il video. Mi raccomando, oltre ai like che dovete lasciare sotto nei commenti per votare il giocatore, lasciate un like anche a questo video per supportarlo e per far uscire più velocemente nuovi episodi. Fate come avete fatto ieri, perché più like lasciate più mi date la forza di fare video fatti per bene. Un bacione da Pierdarknight91.